Questa città non è cambiata, è migliorata. Io sono partito da qui 15 anni fa, la vivevo soprattutto di notte, adesso la vivo un po' più di giorno, ma mi sembra sempre più bella, sempre più organizzata. C'è una bellissima allure intorno alla città, un entusiasmo creativo bello che mi piace. Però a un certo punto non ne puoi più di noi. Però quando, quindi... esatto, poi questo è solo un essere umano, quindi alla 25 millesima foto mi si distacca la retina, inizio a sentirmi male, non ho più saliva e se ho due giorni per stare tranquillo non li passo in mezzo alla gente, cioè non cerco la gente, no? Cerco di starmene un po' per i fatti miei. Cerchi il camino, fai l'olio. Sì, faccio l'olio. Scusate, faccio l'olio, mi leggo un libro, ho anche bisogno di silenzio, di protezione, ma è oggettivamente nell'era, come dicevamo, della comunicazione digitale, dei telefonini, è capace che mi prendo un volo e il weekend me lo vado a fare fuori, perché bersi una birretta con quattro persone che stanno col telefonino così non è rilassantissimo. Adesso, per quanto mi piace il rapporto, ripeto, con le persone, ci sono dei momenti in cui io capisco che non ve ne rendiate conto, cioè non lo condanno, però poi lo vivo, quindi sono costretto a dirlo, visto che ne stiamo parlando, non è una lamentela. Però è strano mangiare al ristorante con della gente che ti guarda, non è rilassante. Eh? No, ma io ho imparato a godermela la cena lo stesso, non è che mi arrabbio, però cosa mi fai? Capita di avere di fronte a me un amico con cui sto litigando, no? Se anche... dica, no, so che la frase classica è: so che sto disturbando. Faccio, ma se lo sai, porca trova, hai visto che sto discutendo con questo, cioè poi piange, cioè proprio una situazione inequivocabile, non è dici vabbè staranno parlando della partita, no, stanno proprio discutendo, niente. In una parte del percorso spero ci siano ancora tante cose da fare, da scoprire, da sperimentare, non mi sento pagato perché sono contento di quello che faccio, ma sono sicuro si possa fare ancora molto. Hai fatto la pace con la stampa? Dipende, con te sì, nel senso che se posso... Se, non ma perché ho... non ti guardo a cena mentre litigi? No, non sono più disposto a condividere con la stampa, ma neanche con voi. È la serata della simpatia, esatto. Ragazzi, un applauso. Torino si è ritagliato uno spazio tutto suo, non ha bisogno di scalare posizioni in classifica. È bello l'ambiente che si è creato qua. Partiti dalla Mole, da un'ottima film commission, quindi da un museo del cinema e da un'ottima film commission, e siamo arrivati ad avere un bellissimo festival internazionale. Quindi credo che stia bene come sta, spero che continui a essere così.